Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo mukbang a tema cucina cinese. Siccome ero in zona Termini, ho deciso di ordinare da questo locale che vedrete presto sul canale. Man mano che andrò a mangiare i mini bao, i gyoza e il jamo, vi dirò ogni raviolo cosa ha all'interno. Visto che ieri avevamo aperto questo crémant de Bourgogne, abbiamo deciso di accompagnare i ravioli con lui. È un brut del 2022. Prima di iniziare quindi, un brindisi a voi e un brindisi a noi. È giunto il momento di iniziare questo mukbang, mi raccomando prima lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per sostenere il lavoro che c'è dietro ogni video che guardate. Partirei subito da questo, ovvero ho il cellulare alla mano, mini bao di manzo, il ripieno è manzo, zenzero, carote, cipollotto e salsa di soia. Assaggiamolo prima in purezza. Li ho scelti naturalmente tutti piastrati. Fatemi sapere giù nei commenti, voi siete team piastra o vapore? Per me alla piastra sono proprio un'altra categoria. Che buoni! Devo correre a registrarvi il video per parlarvi di questo posto. Non posso fare spoiler. Avevo paura che la pasta fosse leggermente spessina e duretta, invece. Proviamo ora con la salsa di soia, questa qui è mia. Che bontà! Altra domanda che voglio farvi è: secondo voi riuscirò a finire tutto? Perché a me sembrava di aver preso poca roba. È assurdo come non riusciamo ogni volta a regolarci. Mini bao di pollo, all'interno pollo, zenzero, funghi, cipollotto e salsa di soia. Speriamo abbiano tutti la qualità del primo, perché se fosse così abbiamo trovato finalmente un posto dove mangiare ravioli. Questi sono decisamente più delicati rispetto al primo, però buoni, si sente il fungo, quindi mi piacciono molto. L'involucro comunque non è proprio morbidissimo e scioglievole. Però, in quanto al ripieno, finora questi sono quelli che vi consiglierei. Ho provato altri locali off camera, visti e rivisti su Instagram che propongono prevalentemente gyoza, bao, eccetera, ma non mi hanno soddisfatta. Il sapore all'interno era il classico di ristorante cinese medio. Invece questi qui hanno dei bei sapori. Molto buoni. Proviamo ora questi qui. Guardate che bella la crosticina sotto. Wow, cotti benissimo. Mini bao di maiale, carne di maiale, verza, carote, cipollotto e salsa di soia. Forse quelli che mi hanno entusiasmata di meno. Vedete dove c'è il ricciolino in alto? La pasta è un po' bianchina. In quel punto effettivamente si sente che rimane un po' duretta. Però con la salsa di soia si sistema tutto. Tra un boccone e l'altro, visto che mi avete rimproverata che ultimamente nei mukbang parlo solo di quello che vado a mangiare, descrivendovi i sapori, eccetera, eccetera, ma voi volete anche un po' di chiacchiericcio, eccomi qui pronta per accontentarvi. In questo mukbang ho deciso di parlarvi dei miei buoni propositi di settembre, perché si sa, c'è chi vede settembre come inizio anno e chi gennaio. Per me da settembre inizia il nuovo anno. Ho iniziato un po' prima perché mi conosco, siccome poi quando prendo una decisione ci metto un po' a carburare, inizio ad agosto, in questo modo arrivo a settembre che ho una routine ben consolidata. Sono tornata ad allenarmi in sala pesi, non vedevo l'ora, ragazzi. Ho una scheda da seguire. Sono super motivata. Ieri ho fatto il primo allenamento, quindi mi sembrava giusto festeggiare con giusto un paio di cose. Ma non stiamo qui a sindacare su quello che sto mangiando oggi, anche perché il sabato e la domenica, come vi accennavo già in live su Twitch, mi raccomando, nel primo commento trovate il link per venirmi a seguire anche lì. Il sabato e la domenica li utilizzo come giorni di registrazione. In quei 2 giorni posso fare tutto, ovviamente senza esagerare. Molto probabilmente non riuscirò a finire tutto, quindi poi manderò alcune di queste cose a domani oppure le farò finire a Christian questa sera. Insomma, non vi preoccupate che primo non si butta via
niente, secondo non mi ingozzo per portarvi dei contenuti, arrivo fin dove riesco. Passiamo ora al raviolo di carne. All'interno c'è carne di maiale, verza, carote e salsa di soia, esattamente come l'ultimo mini bao che abbiamo assaggiato. La cosa che mi rende molto felice è che mi sento super motivata grazie alla coach che ho scelto, ovvero Memly. Io la seguo ormai da tantissimo tempo, da quando si è fidanzata con Giovanni Fois. Dato quanto si impegna per raggiungere i propri obiettivi, ho scelto lei perché mi dà una carica infinita. Assaggiamo l'olietto piccante, non troppo perché questo è tutto olio, ragazzi, quindi andiamoci piano. Che buono! Sistemiamo un po' meglio i mini bao davanti. Mi stavo perdendo un pezzo, allora assaggiamo lui, questi li posizioniamo meglio, poi andiamo ad assaggiare i bao e il jamo. Anche perché, detto sinceramente, non credo di finire tutto il piatto. Qui abbiamo un mini bao di verdure, all'interno troviamo spinaci, tofu, funghi e salsa di soia. Andiamo all'assaggio. Ops. Vi posso dire molto buoni anche questi veg, molto saporiti, wow. E niente, oggi ho due di pressione alle mani. Cremoso, saporito, buonissimo. Stiliamo ora la classifica di quello che abbiamo assaggiato finora. Al primo posto metterei il primo assaggiato, al secondo quello con le verdure, al terzo forse il raviolo, al quarto quello con il pollo e come quinto quello con il maiale, perché l'ho trovato poco saporito. Anche qui c'era il maiale, ma forse essendoci meno pasta si sentiva di più, mentre qui si andava un po' a perdere. Quindi sono super emozionata per questo nuovo percorso che ho deciso di intraprendere e mi sento molto carica. Considerate che sono talmente carica che andrò ad allenarmi domani, che è domenica. Avreste mai detto che Fabiola, appena sveglia di domenica, la prima cosa a cui pensa è andarsi ad allenare? Anche perché domani devo allenare la parte sopra, che mi piace tantissimo allenare. Invece odio allenare le gambe, soprattutto quando si tratta di affondi. Io e gli affondi non andiamo d'accordo. Questo qui dovrebbe essere quello con le verdure, che ricorda un po' il ripieno del mini bao, mentre questo dovrebbe essere il baozi di maiale. All'interno ha carote, verza, carne di maiale, cipollotto e salsa di soia. Andiamo ad assaggiarlo. Troppo impasto e sotto i denti ho percepito qualcosa di duretto. I baozi non li riprenderei, preferisco i mini bao. Questo invece è il baozi di verdure con spinaci, tofu, funghi e salsa di soia. Proprio buona la combo funghi, tofu e spinaci. Mi piace tantissimo. Vorrei sbrigarmi a finire questo mukbang perché dietro la schiena ho più o meno le cascate del Niagara. Non potete capire, penso si veda anche da come riflette la luce il mio petto. Concludiamo con il jamo. Guardate quant'è ripieno. Ho scelto quello con manzo, che infatti è segnato come premium. Burger cinese con ripieno di carne di manzo, brasato, peperoni e iceberg. Speriamo sia buono. Prima ho assaggiato un pezzetto di carne che era caduto e la carne sembrava molto morbida, quindi il sapore è molto delicatino. Avrei azzardato un po' di più o con la salsa di soia o con un po' di peperoncino. All'interno ci sono dei pezzettoni di grasso così grandi. Non fa per me.
Volendo, come ripiano dei mini bao, c'erano anche i gamberi, però io determinati alimenti non li mangio se non a casa mia o in determinati ristoranti. Sinceramente un po' tutto. Sto cercando di essere leggermente elastica, ma non riesco ad esserlo su ogni fronte. Peccato perché l'impasto non è male, anche la carne è cotta bene. Morbida. Il problema sono questi pezzi di grasso presenti all'interno. Non so se li mettano per dar sapore o perché vanno lì e tagliano tutto. A mio gusto non ci stanno affatto bene. È un peccato perché andando a mangiare le parti di carne, la cottura è eccezionale. Diamo un morso qui che c'è anche la foglia di insalata. Secondo me aggiunge una freschezza necessaria in ogni panino. Peccato. E meno male che non abbiamo preso quello di maiale. Credo ci abbia servito la titolare, ci stava consigliando quello di maiale perché ha detto è buono, è più gustoso perché c'è anche il grasso, c'è la pancetta. Meno male che non l'abbiamo preso perché altrimenti credo che non sarei riuscita a mangiarne neanche un pezzo. Penso di mangiare i due che mi sono piaciuti di più, quindi andrei con il primo che abbiamo assaggiato. Questo è il più buono di tutti, veramente eccezionale. Il personale è super sorridente, simpatico e la cucina a vista. Il locale mi è piaciuto molto. A livello di accoglienza, anche perché è molto piccolino, si vede che è stato pensato per l'asporto prevalentemente, il che ci sta, buonissimi anche loro. Registrare i mukbang è davvero una challenge. Non faccio altro che fare pause per tamponarmi, perché soprattutto in questa zona inizio a grondare, come dietro la schiena e come qui davanti. Sul canale vlog vorrei tenere una sorta di diario di come si evolverà il mio percorso con Memly. Quindi se ancora non mi seguite, mi raccomando, Fabiola Genovese Vlog, vi lascio il link sempre nel primo commento. Per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno. Se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciate l'emoji della bandiera della Cina. Come sempre, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!